Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi voglio parlare di quello che serve in una semplice e tipica giornata fotografica. Tutti appassionati, professionisti, diciamo chiunque ha una macchina fotografica e decide di fare un'uscita, una giornata, una mezza giornata di foto, deve un minimo organizzarci, ok? Perché deve pensare a cosa portare e cosa non portare. Anche quando si compra una macchina fotografica, il pensiero va sempre a che tipo di macchina compro, quanto grande, con quanti obiettivi, dove la metto, che zaino compro, ma poi è pesante, come me la porto dietro. Sono tutte domande che normalmente ci facciamo e che vedo durante i corsi di fotografia che faccio. Molti di quelli che partecipano appunto mi chiedono qual è lo zaino migliore, ma tutte le volte che esco quali obiettivi mi devo portare. Anche quando organizzo i workshop, la domanda più ricorrente è cosa porto? Bene, oggi voglio fare questo video forse non troppo breve, ma comunque per vedere un po' l'attrezzatura necessaria e quella che invece possiamo tranquillamente lasciare a casa o addirittura non comprare. Allora, facciamo conto di avere già una macchina fotografica, ok? Le macchine fotografiche possono essere di varie dimensioni, dalle mirrorless nuove, quindi un corpo abbastanza compatto, se ci levo l'obiettivo, qui c'è anche volendo l'adattatore, ma se la smonto è un corpo molto piccolo e compatto. Possiamo avere macchine un pochino più, diciamo, questa è una 5D Mark III, ma per esempio ha il battery grip, cioè la possibilità di scattare anche in verticale, ci si possono mettere due batterie, quindi diventa una macchina già che sorpassa il chilo, quindi molto molto ingombrante, fino a macchine come quella con cui sto registrando, che è una Canon, la G7X, la Mark II, piccola, compatta, leggerissima. Un'ottima macchina sia per foto che per video che entra, diciamo, in una tasca. Ecco, una volta che è spenta e l'obiettivo è rientrato, diciamo, come c'entrano i cellulari di oggi che sono molto ingombranti, c'entra anche questa. Ovviamente l'attrezzatura che abbiamo dipende dal tipo di fotografia che vogliamo fare. Agli inizi, soprattutto chi lo fa a livello amatoriale, e esce non periodicamente, ma quando capita, cioè quando vai in vacanza o una domenica al mese, se va bene, tendenzialmente non ha, o comunque vedo nei miei corsi anche che le persone non hanno proprio, sì, hanno un genere che preferiscono, però poi cercano di avere anche un'attrezzatura che gli permetta di fare un pochino tutto, dal paesaggio al ritratto, diciamo. Si vorrebbe avere un'attrezzatura che ci permette di far tutto, quindi dagli obiettivi con diaframma 1 e 2 fino ai super zoom per arrivare a fotografare gli animali molto lontani. Ma ovviamente ogni tipo di fotografia richiede una certa attrezzatura, soprattutto a livello di obiettivi. Le macchine fotografiche oggi sono tutte molto evolute e ci permettono più o meno anche le entry level di fare un po' tutto. Quindi facciamo conto che abbiate già la vostra attrezzatura, ma anche se non l'avete, la cosa più importante da valutare quando si vuole organizzare una giornata fotografica è lo zaino. Sì, perché dentro lo zaino ci va tutto quello che ci dobbiamo portare dietro, perché se dobbiamo camminare e fare foto non possiamo tenerci in mano altre cose, un giacchetto, un ombrello, una borraccia, ok? Quindi nello zaino ci va un po' tutto. E anche questa è una delle domande che mi vengono fatte più frequentemente, ma che tipo di zaino prendo? No? Quanto grande? Beh, a grandi linee, il mio consiglio è questo: uno zaino che possa contenere tutta la vostra attrezzatura, anche se poi non ve la portate dietro. Quindi, se avete, faccio per dire, un corpo, macchina e due obiettivi, che possa contenere il corpo, macchina e i due obiettivi. E che però vi lasci lo spazio anche per qualcos'altro, un piccolo keyway, una piccola giacca, o se uscite per esempio in montagna o in luoghi, insomma, comunque un pochino più all'avventura, un kit di soccorso. Questo si compra al Decathlon con circa 20-30 euro, molto piccolo, leggerissimo, ce ne sono anche di più piccoli, quello poi vedete voi, però questo, diciamo, a me è tornato utile molto, molto spesso. Quindi, diciamo,
lo zaino che sia, che possa contenere la nostra attrezzatura, tutta la nostra attrezzatura, e che ci dia lo spazio per tenere altro. Vi faccio un esempio. Per partire, immaginiamo che abbiate una sola macchina con un solo obiettivo, quindi questi. Una macchina, questo è un grandangolo, un 16-35, diciamo, questa è una full frame, ma se comprate una PS5 con sensore un po' più piccolo, probabilmente avrete un 18-55, comunque molto più piccolo di questo, ok? Molto più compatto, però diciamo comunque avrete un solo corpo. Beh, per un solo corpo avete molta scelta, perché potete optare per una singola borsa, piccola così. Io per esempio qui dentro ci metto il drone. Però questa piccola borsa va bene per, diciamo, quando si va in vacanza, ok? Dove si porta la nostra attrezzatura, casomai in uno zaino secondario dove c'entra tutto, e poi andiamo al mare, facciamo una girata per le città, non vogliamo portarci dietro tutto, ma solo la nostra macchina fotografica. Bene, la mettiamo qua dentro, tranquillamente questa entra dentro, però poi ovviamente qua non c'entra altro. Ha un po' di tasche esterne, ok, però diciamo questa è una borsa che va bene per portarsi dietro la macchina fotografica, per esempio anche quando si va al lavoro, per chi ama portarsi la macchina fotografica sempre sempre dietro. Qui non c'entra altro se non le cose essenziali, portafoglio, cellulare, per esempio una piccola borraccia, volendo qui c'entra, ecco, volendo qui c'entra, però una piccola borraccia, questa è circa mezzo litro, 75 forse. Volendo avere uno zaino invece un pochino più grande, ma comunque contenuto, ci sono zaini di queste dimensioni che possono contenere tranquillamente la mia macchina fotografica. Ora non ho messo i divisori, ma la mia macchina fotografica, come vedete, vi rimane lo spazio per metterci appunto un kit di soccorso o un giacchetto, un keyway, ok, un cambio. Qui ovviamente più gli zaini sono piccoli, diciamo meno tra virgolette sono accessoriati all'esterno, comunque questa è una piccola retina, non ha tasche laterali, ha qui un laccio per attaccarci volendo un cavalletto con un moschettone, attaccarci delle cose. Diciamo, questo è l'inizio. Questo è della Tamrak, è l'Expedition 3, ma è molto vecchio, nel senso che ora ci sono modelli nuovi, però questo è molto molto comodo. Se invece di avere una macchina, un singolo obiettivo, avete una macchina e per esempio un altro obiettivo come potrebbe essere questo, il 70-300, allora vi serve un qualcosa di un po' più grande. Questo è il mio primo zaino fotografico che ho avuto. Questo ha più di 15 anni, è della Lowe Pro. E devo dire che, come marca di zaini, anche la Tamrak, ma questa secondo me è di qualità superiore. Questo ha 15 anni e è finito, ovviamente, è scolorito, consumato, ma nessun laccio è strappato. Cioè, è veramente, veramente resistente. E questo è stato con me ovunque, anche nelle mie vacanze, nei miei viaggi, è stato con me anche dall'altra parte del mondo. E quindi, diciamo, è stato al caldo, al freddo, è veramente un ottimo zaino. Questo a livello di capienza, ovviamente, è un pochino più grande e quindi vi dà la possibilità di poter contenere la macchina, un secondo obiettivo e anche altri accessori come il caricabatterie, volendo un piccolo keyway, una borraccia, delle tasche per contenere poi i filtri, i cavetti, una tasca esterna abbastanza ampia e, come tutti i cavalletti della Love Pro, ha per esempio il porta cavalletto. Lo infilate qui dentro e poi con questo laccio elastico lo fermate e vi sta qui. Questo è un altro piccolo consiglio che vi do. Comprate, se possibile, uno zaino dove il portacavalletto non sia laterale, ma sia frontale. È un po' più scomodo frontale, perché nel momento che il cavalletto è attaccato, se volete aprire lo zaino, ovviamente c'è più peso
diciamo, vi dovete aprite con anche il cavalletto attaccato. Però a livello di portabilità, poi sulla schiena è molto meglio perché il peso è bilanciato, non avete un peso laterale che, diciamo, vi fa stare un po' storti. Ora, i cavalletti, ora dopo vedremo, ce ne sono di tantissime dimensioni, che quello vedremo in base a cosa comprare e che tipo di cavalletto comprare. Però, diciamo, il consiglio mio è che il portacavalletto sia frontale. Se avete cavalletti poi veramente piccoli, in carbonio, molto leggeri, va bene anche lateralmente. Volendo salire, diciamo, il mio zaino principale, con quello con cui lavoro quotidianamente, perché la mia attrezzatura ovviamente è tanta facendolo di professione, è questo, sempre della Rover Pro. Questo è il Pro Runner 450 e questo è circa 45 litri. Ecco, questo comincia ad essere uno zaino molto molto tecnico. Dentro ci stanno veramente veramente tante cose. Io qui dentro riesco a mettere il mio corpo macchina, volendo anche due, il 300 mm, il 635, il 50 mm, e diciamo e lo riempo. Se mi organizzo bene, per esempio, e non porto il secondo corpo macchina, riesco a metterci dentro anche il drone. Ovviamente finisce lo spazio e poi dopo bisogna organizzarci sull'esterno. Però sull'esterno questo zaino è abbastanza dotato perché ha il laccio centrale per il cavalletto. Hanno studiato qui una soluzione abbastanza intelligente con questo piccolo questo qui si infila così. Si va a agganciare qui e in pratica si ha una tasca dove entra il cavalletto e poi con i vari lacci si ferma, e anche questo lo ha frontale. Ha una seconda tasca molto molto capiente frontalmente e qui io di norma metto appunto per esempio un keyway, un ricambio. Se fate fotografia naturalistica avete bisogno di metterci, ci potete inserire una piccola tutina mimetica, vedremo anche questa dopo. Insomma, questo è uno zaino che comincia a essere molto, molto, diciamo, ben strutturato. E poi, volendo, dietro, qua, ha la tasca per il computer, il portatile. Cosa che ovviamente non hanno gli altri perché non hanno la dimensione. Ora, qui dietro c'entra fino a un 16-17 pollici, un po' tiratino, ma insomma, il mio 13 pollici ci sta benissimo. Ha delle taschine per metterci anche le borracce. L'unica pecca, diciamo, di questo zaino è che tutti gli zaini fotografici normalmente da una certa misura in su hanno il coprizaino, quello per l'acqua, anche questo ce l'ha sempre, sempre qua dentro. Questo è completamente estraibile e si ripiega sopra e copre totalmente lo zaino. Il problema è che diciamo, questo telo qui, a mio avviso, per quanto costa lo zaino, è un po' di bassa qualità perché tiene l'acqua fino a un'oretta. Un'oretta di acqua la tiene. Se comincia a piovere per veramente tanto tutta la giornata, passa l'acqua. Tanto che io poi mi sono organizzato e ho preso con pochissimi soldi, vediamo dov'è, è qua al Decathlon, ho preso di varie misure le vendono il coprizaino, ok? In base ai litri del vostro zaino lo comprate. Ecco, questo tiene per tutta la giornata, quindi anche questo molto piccolino lo porto dietro ed è molto utile. Se volete un qualcosa, per esempio, invece uno zaino un pochino più per tutti i giorni, avete per esempio un corpo macchina e due obiettivi, ma volete più spazio per inserire altre cose, allora la meglio è per esempio uno zaino di questo tipo, sempre della Rover Pro. Questo è il Pro Hatchback 22 litri, che
che ha la particolarità che hanno ora tutti i nuovi zaini, l'apertura sia sì frontale, ma per prendere la macchina fotografica l'apertura re sul retro, cosa che è molto comoda perché immaginatevi, dovete levarvi lo zaino e cambiare obiettivo, prendere velocemente la macchina, vi levate lo zaino, lo appoggiate in terra così, ok? Aprite. E se in terra ci fosse la neve o bagnato o comunque del fango, non vi si bagna lo schienale che poi vi dovete rimettere addosso. Aprite e prendete la vostra attrezzatura. Qui c'entra tranquillamente una macchina col suo obiettivo standard più un secondo obiettivo. E la cosa positiva è che questo zaino qui, avendo questo scomparto sotto, il sopra è abbastanza capiente perché vi rimane moltissimo spazio per metterci dentro tante altre cose. Poi ha anche una tasca davanti per metterci casomai cose più fini come anche una piccola borraccia ci sta, ma una cartina, un portafoglio, cellulare, un kit, diciamo qualcosa di i filtri per la macchina fotografica, cose abbastanza schiacciate. Dentro c'è anche una tasca e il portachiavi, ci potete attaccare insomma quello che volete. È veramente veramente un bello zainetto. Anche questo ha il suo qua sotto il suo telo per coprirlo dall'acqua. Non l'ho mai testato quanto dura sotto l'acqua perché quando esco, diciamo, per una giornata fotografica e diciamo, mi organizzo per stare anche sotto l'acqua perché le previsioni del tempo danno acqua, diciamo, tendo a portare altra attrezzatura e non questo perché ho molta più attrezzatura da portare, un cambio e così via. Ovviamente qui non c'entra un computer, quindi dovete un attimino capire quello che realmente serve a voi. Ecco, però, diciamo, la cosa fondamentale è, secondo me, avere uno zaino che vi permetta di inserire la vostra attrezzatura, tutta quella che avete, più un piccolo spazio per portare un cambio, appunto, un key o qualcos'altro. Se invece siete fotografi, per esempio, vi piace la street photography, quindi viaggiate leggeri, viaggiate con macchine piccole, uno o due obiettivi, ma che al massimo sono piccoli così, c'è cioè un 50, un 35 mm o un piccolo grandangolo, diciamo, quello che forse più vi serve è una borsa fotografica, non tanto uno zaino fotografico. Per esempio, se siete fotografi, di eventi, avete bisogno di, diciamo, cambiare gli obiettivi in maniera, frequente e veloce. Allora, due soluzioni così potrebbero essere, diciamo, quello che più vi può servire. Una borsa con la sua tracolla, ok? Che vi mettete sulla spalla. Qua dentro, con tutti i vari inserti, c'entra tanta, tanta attrezzatura. Addirittura ci può entrare una macchina, tre obiettivi, un flash. E in più vi lascia una grande tasca davanti per inserirci caricabatterie, batterie di scorta, filtri. Questa ha po pochissime tasche laterali, una piccolina qui, ma c'entra poco o niente. Una tasca frontale per portafoglio cellulare e poi ha, cosa buona, ha lo scomparto per il computer, il portatile. Questa borsa qui, tendenzialmente, le borse così non hanno, diciamo, cioè, quelle medie, diciamo, la maggior parte di queste borse tengono fino a un 13-15 pollici, un 17 comincia a volerci una borsa un po' grande. Comunque, questa è veramente una borsa molto comoda. L'unica pecca, per esempio, che non vi consiglio cioè, a cui stare attenti è, per esempio, questa borsa che è sempre della Tamrak, si apre e ha direttamente l'apertura, non c'è una cerniera. Mi è capitato spesso di dover lavorare a un evento un po' velocemente. Cosa succede? Si chiude, si tiene a tracolla, si chiude questo qui, ma non si allaccia per essere pronti. Se ci si inclina in avanti, la borsa si piega, si rischia che possa uscire. È raro, però, diciamo, secondo me avere una cerniera interna che si può scegliere se tenere aperta o chiusa non sarebbe male. Alcune borse la hanno. Se invece siete più amanti di uno stile un pochino più casual, diciamo,
Questa è una, io la uso come borsa di viaggio perché dentro ha la possibilità di inserire, ha degli, diciamo, ha degli scomparti, per esempio ha il porta computer, il porta portatile, l'imbottito, più ha degli strappi interni dove si possono mettere i divisori per la macchina fotografica. Però io normalmente la uso così, cioè ci lascio l'imbottitura del computer, infilo dentro il portatile, metto dentro la macchina fotografica, casomai un altro obiettivo e poi i vestiti. E i vestiti mi aiutano, diciamo, a una maglietta di ricambio, una maglia, un paio di pantaloni, ovviamente, diciamo, non cose eleganti perché ovviamente si stropicciano, però vi aiutano a tenere anche un po' al sicuro la macchina. Ha una grande tasca davanti e a sua volta questa borsa qui, che è della Eve Case, scritto Eve Case, non so come si pronuncia. Ha anche la cosa buona che si può attaccare anche a un trolley, ok? Si può attaccare e ha la sua ovviamente tracolla, tasche laterali che possono abbastanza grandi tenere una borraccia e poi ha compresa la copertura che vi permette comunque di tenerla a spalla perché la copertura prevede due buchi per i lacci, vi si bagna il laccio, va bene, quello vi si bagna, ma la borsa non si bagna. Questa è veramente una bella borsa che io ho usato veramente veramente tanto. Ok, questo è quello che riguarda le borse. Quindi, diciamo, zaino per lunghe camminate, borsa, tracollo, piccola borsa per piccole, piccole escursioni. Il resto dell'attrezzatura, cosa portare? Ok, allora, dipende molto da cosa andate a fotografare e come vi organizzate. A breve farò anche un video su come organizzare una giornata fotografica, quali sono, diciamo, quanto è importante organizzarle e quali sono tutte le cose da fare, gli strumenti come le app, Google Maps, tutte le cose che si possono utilizzare per far sì che la nostra giornata fotografica abbia un risvolto molto positivo a livello proprio fotografico. Se fotografate paesaggi, diciamo, normalmente vi verrà da pensare, bene, porto la macchina fotografica e il mio grandangolo. Sì, è vero, ma fino a un certo punto, perché chi fa fotografia paesaggistica e la fa, diciamo, da tempo e quindi ci studia sopra, guarda i grandi fotografi paesaggisti cosa fanno, cerca di replicare le proprie foto, si accorgerà che si sarà accorto che molto spesso si usa più una focale lunga che un grandangolo. Mi spiego meglio. I paesaggi, soprattutto quando per esempio si va in montagna, il paesaggio che si trova davanti a noi è sempre molto ampio, molto, moltissimo. Se si vive in Italia, diciamo, abbiamo dei grandi spazi, ma non ovviamente come spazi dell'America, di altri paesi, diciamo, molto più, grandi del nostro. Comunque già in Italia, alcune volte, secondo dove si va, se si va in montagna, soprattutto gli spazi che abbiamo davanti sono grandi, ma penso anche alle colline della Val d'Orcia, quindi della Toscana, spesso ci si trova davanti a colline fino a perdita d'occhio e col grandangolo prenderemo tutto. Prendere tutto sì, può essere bello, ma tante volte può anche portare poi a una foto più banale, ok? Troppe cose dentro la foto possono poi alla fine non dare un'idea ben precisa di ciò che si vuole fotografare, non c'è un soggetto ben determinato. Quindi chi fa fotografia paesaggistica o chi ci si approccia per la prima volta, vi consiglio di andare a vedere e guardare le foto dei grandi fotografi paesaggisti e vedrete che molto spesso sono fotografie fatte con focali un pochino più lunghe, tipo con un 50 mm, un 100, un 200 addirittura. Quindi chi fa fotografia paesaggistica di norma si porta dietro due obiettivi, un grandangolo e una focale un po' più lunga che potrebbe essere un 70-300 o io per esempio quando vado a fare fotografia naturalistica ma dove la parte diciamo principale è il paesaggio mi porto dietro il mio 16-35 e mi porto dietro il Tamron nel 150-600 e il mio 50 mm in modo tale che col mio Tamron anche nel caso avessi la fortuna di incontrare qualche animale, riesco comunque ad avere un 600 mm. Non ho la qualità
del 300 mm liscio puro, anche se moltiplicato a 600 mm, rimane una qualità superiore e una luminosità maggiore, però comunque è veramente il Tamron un grande obiettivo. A breve però credo che sostituirò il mio 16-35 con il 24-105 perché, appunto, proprio come vi dicevo, quando vado a fare paesaggi, alla fine il 16 mm, la focale 16 mm è sempre un po' troppo larga. Parto sempre dal 24, addirittura dal 35 in su, e quindi diciamo, voglio un attimino levare questo obiettivo che uso per altre cose e portarmi dietro il 24-105. Se per esempio però fate fotografie di ritratto, beh, allora probabilmente avrete un solo obiettivo, un 50, un 85, un 100 e sarà un pochino più facile. Se fate fotografia sportiva o fate come me fotografia naturalistica dove gli animali sono spesso al centro delle vostre foto, beh, allora le cose si complicano un po' perché serve attrezzatura, più che tanta attrezzatura, attrezzatura grande, cioè questo è un obiettivo molto molto grande, pesa 3 kg, ma anche il Tamron, che è un obiettivo invece da 2,2 kg, comunque diciamo chiuso è molto compatto perché se io ci levo il paraluce che si ripiega rimane un obiettivo grande, per carità, però diciamo abbastanza compatto per la focale che ha perché arriva a 600 mm, però certo questo non sta in uno zainetto piccolo, ok? Serve uno zaino un po' più grande e soprattutto quando l'attrezzatura comincia a pesare parecchio c'è bisogno che lo zaino sia anche confortevole da portare, cioè strutturato bene per non farci sentire la schiena, quindi abbia per esempio il laccio al petto, il laccio alla vita, che ci aiuti. Nel mio caso, per esempio, io normalmente quando esco porto sempre un solo corpo macchina, almeno che non debba fare appostamento, per esempio dentro una tenda mimetica, allora me ne porto due. Per essere, diciamo, più pronto in varie situazioni, comunque di norma me ne porto il mio grandangolo, uno dei due zoom e poi dentro però ho tanta altra attrezzatura. Per fare i video su YouTube di norma uso la Osmo, quindi l'Action Cam o la Canon con cui sto facendo il filmato. Ho sempre un thermos, caffè o tè che mi porto dietro. Questa è la borraccia per mezza giornata, per quella di una giornata intera ho una borraccia da 1 litro e spesso porto quella da 1 litro più questa, perché a seconda di quanto cammino c'è bisogno di tanta acqua. E poi c'è da ricordarsi, per esempio, che nello zaino, ecco perché serve uno scomparto in più, se si va via dalla mattina alla sera c'è da portarsi il pranzo, almeno che non ci si fermi, diciamo, nel posto dove si va, ci si ferma a mangiare al ristorante. Quindi diciamo le cose da portarsi sono molte. Per esempio, chi fa fotografia naturalistica e vuole affacciarsi, diciamo, al mondo degli animali, quindi riuscire a fotografarli, il consiglio che gli do io è partire con un obiettivo tipo un 100-400 o comunque con una focale di almeno 400 mm o addirittura un Tamron fino a 600 mm. Considerate che il corpo che avete conta molto, soprattutto per la fotografia naturalistica. Se avete una full frame, non vi consiglio di scendere sotto i 400 mm perché sarete corti, okay? Non riuscirete quasi mai ad avvicinarvi abbastanza agli animali. Se invece avete una PSC, quindi col sensore più piccolo, vi ricordo che la Canon, la Nikon e diciamo anche i corpi Sony, le APS-C hanno un fattore, si chiama di moltiplicazione, cioè avendo un sensore più piccolo, se montate il Tamron, per esempio, a 600 mm con una full frame avete una certa inquadratura, un certo ingrandimento del soggetto, con una APS-C avrete quel soggetto più grande nella foto, quindi non avrete un 600 mm, ma avete una visione, per esempio per la Canon che moltiplica per 1,6, il 600 mm diventa un 960, quindi c'è un grande aumento di focale. Un 400 mm diventa un 640, ok? Senza perdita di luminosità, quindi rimane lo stesso diaframma, rimane tutto uguale. Quindi le APS-C sono ovviamente un vantaggio quando si cerca di arrivare lontani.
A livello professionale si usano, ma diciamo fino a un certo punto, perché diciamo, qui si entra un po' nel tecnico, ma ovviamente non sono corpi proprio professionali, quindi spesso gli APS-C, per esempio, non resistono all'acqua, non hanno un autofocus super performante e quindi tendenzialmente, come faccio io e come fa la maggior parte dei fotografi, il corpo primario è una full frame, poi spesso ci si accompagna anche con una PSC. Ora, a livello professionale ha poco senso ormai oggi comprare una PSC, considerando che le macchine, prendiamo Sony, prendiamo Canon, prendiamo Nikon, hanno cominciato a tirar fuori le mirrorless da 45-50 megapixel. Capite bene che poi andare a ritagliare la foto con così tanti megapixel si fa benissimo, quindi non c'è più bisogno di avere un sensore piccolo, ok? Si usa la massima qualità di una full frame e a 50 megapixel si va a ritagliare una foto e si ha comunque, per esempio, quello che si ottiene se si volesse ritagliare a parità di una PSC, si ha comunque tanti megapixel. Poi, diciamo, altri piccoli accorgimenti da avere quando si va per una giornata fotografica. Anche lì, a seconda di dove andate, soprattutto se programmate di andare a fotografare al tramonto, non potete non portarvi dietro un cavalletto, a mio avviso. Questo è ora un cavalletto medio, ok? Nel senso che ha un costo medio circa 100 euro, è un vecchio cavalletto della Manfrotto. Ora io ci ho montato una testa video perché io mi occupo faccio foto, ma voglio fare anche video per YouTube, quindi ho montato una testa video e parleremo anche del perché è importante avere un cavalletto dove si può cambiare la testa. Comunque questo è un cavalletto di vecchia generazione in alluminio, non in carbonio, leggero comunque perché non arriva a 2 kg, mi pare sia 1,5 kg, 1,6 kg. Non con questa testa si va sui 2 kg, però è un cavalletto molto resistente, non altissimo, però una volta chiuso è veramente compatto. Vi faccio vedere. Una volta chiuso è veramente compatto. Con la sua testa originale sarebbe ancora più piccolino, però è veramente comodo da portarsi dietro. Ora io poi ci ho messo un'imbottitura un po' mimetica, ma soprattutto perché poi spesso me lo porto a spalla con la macchina fotografica e quindi l'imbottitura in neoprene mimetico mi aiuta un po' per sentire meno dolore sulla spalla. Ci sono cavalletti ovviamente anche molto più grandi, come quello con cui sto filmando, che lo uso per la fotografia d'arredamento. È un cavalletto che pesa 3,6 kg, sempre della Manfrotto. Arriva a 2,10 m di altezza, però portarselo dietro per la fotografia, per esempio naturalistica, dove si cammina tutto il giorno, è faticoso perché sono 3 kg, appunto 3,5 kg, 3,8 kg. Se ci monto la testa video vado oltre 4 kg, insomma. Sullo zaino comincia a pesare e poi chiuso è molto lungo. È uno strumento fondamentale perché un po' per tutti i tipi di fotografia, perché capiterà sempre, indipendentemente da ciò che fotografate, che vi troverete spesso in situazioni di pochissima luce. Come scegliere un cavalletto? Anche questa è una domanda che mi viene fatta tantissimo. Ci sono pochi aspetti, ma importanti nel cavalletto, fondamentali. Il primo tra tutti è quanto peso porta? Sì, perché i cavalletti si dividono non tanto in materiali o misure che hanno, ma in quanto peso portano. Cioè, le gambe hanno una portata, facciamo conto 5 kg, e la testa uguale. Quindi, quando comprate un cavalletto compreso di testa, vi verrà detto che il cavalletto, ci sono nelle indicazioni del cavalletto, ma se andate da un rivenditore, a un negoziante, chiedetelo, vi dirà che il cavalletto, mettiamo questo, per esempio questo cavalletto qui, porta fino a 5 kg, ok? 5 kg con la sua vecchia testa, 5 kg, 4,5 kg. Ma le gambe, solo le gambe, portano molto di più, riescono a portare fino a 8 kg. Ma la testa che avevo in dotazione, no. Che vuol dire? Vuol dire che se io ci metto sopra, con la vecchia testa, un obiettivo come questo che pesa da solo 3 kg, più la macchina,
Quindi diciamo, si va a sfiorare appunto i 5 kg, 4,5 kg di portata massima. Quando poi voi lo piazzate e stringete le ghiere, non è detto che questo stia completamente fermo, potrebbe piano piano andare a calare perché il peso è troppo. Quindi la cosa fondamentale è il peso. Dovete sapere quanto pesa la vostra attrezzatura. Il massimo, ok? Quindi la vostra macchina con l'obiettivo più grande che avete, montatela e la pesate. Facciamo conto che arrivate a 2 kg, bene, dovete comprare un cavalletto che sia almeno 1 kg in più di portata. Non serve andare a spendere, cioè non vi serviranno cavalletti enormi. Ovviamente per la fotografia naturalistica capirete che servono cavalletti molto molto più grossi. Io però, per esempio, riesco a montare la 5D, la Mark III o la mia R6 o la 1DX Mark II che pesa circa 1,5 kg solo quella, più questo obiettivo su questo cavalletto ma montando questa testa video che sopporta fino a, se non sbaglio, 8 o 10 kg. Quindi non ho problemi, le gambe sono molto rigide, poi in fotografia naturalistica difficilmente lo allungo tutto perché il cavalletto più lo allungate più ovviamente flette. E la testa video è molto robusta e quindi tiene il peso, altrimenti ci vorrebbe un cavalletto più grande. Ora è nato il carbonio già da anni, quindi i cavalletti di ultima generazione sono cavalletti che pesano la metà di questi, hanno la stessa portata o addirittura di più in chili e molti ora si piegano su se stessi e sono diventati molto molto compatti. Però diciamo, se avete la possibilità di provare un cavalletto, provatelo con la vostra macchina sopra, ma esteso al massimo, perché è quello il punto, il momento critico, cioè il momento in cui il cavalletto ha meno tenuta, perché ovviamente le gambe più sono lunghe, più flettono. Altra caratteristica quindi importante del cavalletto è quanto pesa, perché conta quando ve lo dovete portare dietro, ma soprattutto i cavalletti io vi consiglio di prenderli con la testa intercambiabile, che vuol dire? Vuol dire che, vediamo se riesco, ecco qua, potete svitare la testa e mettercene un'altra. Quindi, diciamo, potete anche in futuro, se avete un cavalletto con la testa intercambiabile, avete, mettiamo, delle gambe buone, solide, andare a comprare una testa migliore. A sfera, invece, per esempio, una testa panoramica. Immaginiamo se siete fotografi che fate paesaggi, fate foto a 360 gradi o addirittura fate foto alle stelle, vi serviranno delle teste apposite, ok? Penso alla fotografia panoramica. Senza entrare nel dettaglio, la macchina fotografica nella fotografia panoramica, che è composta da tanti scatti in sequenza dove si gira la macchina, non può girare su questo asse, ma deve girare sull'asse centrale dell'obiettivo. Ora, ovviamente, non stiamo entrando nel dettaglio, però ci sono delle teste con delle slitte apposta che servono per poter spostare la macchina, quindi spostare il baricentro della macchina a secondo dell'obiettivo che sia davanti e riuscire a fare i movimenti che servono per ottenere una perfetta foto panoramica, così per le foto a 360 gradi, per esempio. Quindi il consiglio che vi do io è quello di comprare un cavalletto che abbia la testa intercambiabile. Altre piccole cose che servono portarsi dietro e che io mi porto dietro a seconda della stagione. Ora siamo diciamo, all'inizio della primavera, quindi l'inverno ormai è passato, ma con tutta la neve che ha fatto quest'anno potrete ancora trovare un po' di neve. Quindi di sicuro l'attrezzatura fondamentale da portarsi dietro sono di sicuro quando si esce d'inverno, ma anche a primavera, nelle mattine, diciamo prima dell'alba, dopo il tramonto, un paio di guanti servono sempre. Ne ho provati vari, quindi diciamo il mio consiglio è per questa marca qui, Valorant. È una, diciamo, è una marca che crea dei guanti appositi per la fotografia. Questi specialmente che ho scelto io sono guanti che vanno bene per qualunque stagione, perché in pratica il guanto è formato da due guanti. Ha un primo guanto singolo, molto aderente, scegliete sul sito, troverete anche la guida su come scegliere la misura. Ha il dito indice e il pollice touch, quindi potete muoverci
tutti i comandi o della macchina fotografica, quindi sul touchscreen o addirittura usare il telefono, e diciamo è un guanto che va bene per la mezza stagione, quindi protegge bene dal freddo ma vi dà sensibilità. Nel momento in cui invece si va veramente nel freddo, si può inserire il secondo guanto, che ha anche il laccio per, diciamo, tenerlo al polso. Ci si va a mettere il secondo guanto caldo, veramente molto imbottito, resiste anche all'acqua abbastanza bene e ha la particolarità di avere appunto intanto abbastanza una superficie che fa abbastanza grip con la macchina fotografica e con gli obiettivi. E poi ha questa, secondo me, genialata tasca, diciamo questa cerniera che si apre e diciamo si possono tirare fuori le dita, uguale con il pollice. Ecco qua. Qui poi anche volendo hanno messo un bottone per bloccare, diciamo, la parte del guanto che si piega, ecco, questo è veramente veramente comodo, perché nel momento in cui ho bisogno di andare a diciamo, mi serve più sensibilità per fare qualcosa, posso tirar fuori le dita, ma rimanendo comunque abbastanza al caldo. Appena, diciamo, ho fatto e posso tornare a scattare, posso tranquillamente richiudere, volendo, se non sta nevicando o piovendo, posso anche lasciare la tasca aperta, altrimenti chiudo e posso scegliere se mettere dentro il pollice o no. Ecco, questo è veramente un guanto molto comodo. Poi c'è anche una piccola tasca qui, da dove non entra acqua, dove hanno aggiunto anche, diciamo, hanno messo questa piastrina che serve per stringere, per esempio, la vite della piastra del cavalletto. Comunque, diciamo, c'è, può essere utile. Quindi, veramente dei bei guanti che io uso veramente in tutte le stagioni. Altra cosa fondamentale, per esempio, che io mi porto dietro, diciamo, d'inverno, sono cappelli, copricollo. Le ghette, se si va sulla neve, servono gli scarponi. Le ghette sono fondamentali perché le mettete sulla caviglia, passa, c'è il laccio che passa sotto lo scarpone, e anche se c'è la neve alta, non vi entra la neve nelle scarpe, cosa che è fondamentale, che con i piedi bagnati non si può stare. Per gli scarponi dico solo una cosa: scarponi da trekking, alti e bassi a seconda, diciamo, secondo me, della stagione o della protezione che volete, però d'inverno, soprattutto poi con la neve, meglio alti e impermeabili. In Gore-Tex non sbagliate, ce ne sono tantissime marche di tantissimi prezzi, ma lo scarpone è un oggetto sul quale non bisogna risparmiare. Avere freddo e avere i piedi bagnati vi rovinano la giornata. Non solo vi fanno ammalare, ma vi rovinano la giornata. Se poi, come me, amate in inverno andare anche veramente in montagna dove c'è tanta tanta neve, anche a temperature sotto lo zero, avere uno scarpone dove vi si bagna lo scarpone o vi prende freddo, c'è anche il rischio di congelamento. Quindi un consiglio che vi do è: comprate uno scarpone in base all'attività che fate. Quindi non serve uno scarpone tecnico se non andate mai sulla neve o a fare alpinismo, ma comunque questa scarpa, bassa o alta che sia, deve essere impermeabile, secondo me. Io, per esempio, uso uno scarpone più invernale, ok, quindi più imbottito, ma tutto l'anno. Cambio soltanto il calzino, più leggero o più pesante, e mi trovo benissimo. Poi ho anche un paio di scarpe basse, sempre da trekking, proprio per le scampagnate un pochino più estive. Io, mio consiglio, ma non che, diciamo, di queste marche qualcuno mi paga per dirlo, ma di scarponi ne ho provati tanti. Per il mio piede la Aku è la migliore marca al mondo per me. Ho vinto un paio di scarpe della Aku una decina d'anni fa con un concorso fotografico. Non conoscevo quella marca, mi sono arrivate queste scarpe da trekking basse, da un 120 euro, quindi nella media, diciamo, delle scarpe buone da trekking. E per me è stato amore a prima vista, cioè un calzino, ecco, perfette per il mio piede. E di lì ho continuato e ho sempre scelto Aku e mi ci trovo benissimo. Però vanno bene qualunque altro tipo di scarpa, Salomon,
sportiva, ma insomma ce n'è veramente tanti, ecco. Diciamo, ricapitolando, per una giornata fotografica, quello che vi consiglio io è uno zaino che possa contenere tutta la vostra attrezzatura fotografica più qualcosa in più, che può essere appunto un paio di guanti, delle leghette se siamo in inverno, un kiwi, un cappello. Per esempio, per vestirsi si usa, io uso, ma un po' tutti si usano i piumini perché fanno molto caldo, ma all'occorrenza, se fa troppo caldo, ce lo possiamo togliere. È una stoffa, un tipo di giacchetto che si compatta tantissimo, occupa piegato pochissimo spazio, si può mettere dentro lo zaino, senza grossi problemi. E poi portarsi sempre dietro dell'acqua, si può uscire senza acqua, quindi dovete considerare di avere uno zaino anche che possa entrarci almeno una bottiglia da 1 litro di acqua. Sempre con voi, io lo dico per mia esperienza, una copertura per lo zaino, per l'acqua, perché diciamo, se soprattutto quando si va in montagna cambia il tempo velocemente, vi trovate in una situazione che piove tantissimo, non solo ci potete coprire, faccio per dire, lo zaino, ma se lo zaino ha la sua copertura, averne una in più potrebbe essere utile per poter tenere comunque al collo la macchina fotografica e coprirla, diciamo, con questo, con un, diciamo, un involucro esterno, nel momento che serve, tirarla fuori. Poi ovviamente ci sono anche delle coperture, studiate apposta per le macchine fotografiche, no? Il coprilente, impermeabile per la macchina, insomma, c'è un po' di tutto nel mondo della fotografia, però, quando mio consiglio si va fuori per una giornata fotografica e diciamo, si sa che si camminerà, cercare di portarsi dietro l'indispensabile, ma nulla di più, perché la giornata fotografica deve essere anche una giornata piacevole. Se ci si carica troppo le spalle, come mi è capitato in passato, sbagliando, si arriva a mezza alla metà della giornata che si è sfiniti e, diciamo, è più la voglia di tornare a casa e riposarsi o tornare alla macchina che andare avanti. Quindi il consiglio mio è, cercate di portarvi dietro, l'indispensabile, ma senza esagerare, perché poi, diciamo, ne va della bellezza della giornata, del divertimento. Bene, con questo è tutto. Spero che questo video vi possa servire per organizzarvi meglio nelle vostre prossime uscite e quindi vi dia l'opportunità di poter scattare delle foto migliori con l'attrezzatura giusta. E a breve, vi ricordo, farò un video su come programmare l'uscita fotografica. Bene, quindi io vi ringrazio, vi ricordo se non siete iscritti al canale iscrivetevi e se vi è piaciuto mettete un like così YouTube vi potrà riproporre i miei video e diciamo tutte le cose più interessanti che vi piacciono. Vi ringrazio ancora, a presto, ciao!